Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6. Apriamo con la cronaca. Due persone sono state arrestate dalla polizia postale Abruzzo di Pescara nell'ambito di un'operazione contro la pedopornografia. Alfredo Primante. Produzione e divulgazione di materiale pedopornografico, atti sessuali su minorenni e corruzione di minore. Sono queste le accuse con cui la polizia postale ha arrestato due persone su ordine firmato dal GIP del Tribunale di L'Aquila. L'indagine, condotta dalla polizia postale d'Abruzzo di Pescara e coordinata dal PM della Procura distrettuale di L'Aquila, Roberta D'Avolio, è partita da una segnalazione del servizio polizia postale delle comunicazioni attraverso il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Abbiamo fatto delle indagini anche attraverso l'acquisizione di dati telematici e abbiamo identificato una persona. Durante la perquisizione abbiamo rinvenuto molto materiale di natura pedopornografica e tra questo materiale anche le immagini di una donna che aveva atteggiamenti sessuali nei confronti di un bambino. Per questo motivo abbiamo identificato la donna e abbiamo fatto una perquisizione anche a carico di questa signora. Nel corso delle indagini si è appurato che un utente in diverse occasioni aveva effettuato upload di files contenenti immagini a carattere pedopornografico e che poi è risultato essere un uomo residente a Pescara, coinvolta anche la cugina dello stesso con cui intrattiene un rapporto sentimentale. All'interno dell'abitazione della donna sono stati rinvenuti foto e video ritraenti la stessa mentre compie atti sessuali alla presenza di un bambino, risultato poi essere il figlio di 5 anni, per il quale il Tribunale dei Minori ha disposto l'allontanamento dalla casa. Per i minori fare attenzione all'utilizzo di internet per evitare eventuali adescamenti, quindi i genitori sappiano di fare molta attenzione all'utilizzo dei social network da parte dei ragazzi, quindi al di là delle opportunità che offrono si nascondono molte insidie, quindi bisogna fare molta attenzione. Un altro messaggio da attenzionare è proprio quello che il comportamento di scaricare immagini a contenuti pedo da internet o immettere immagini è comunque facilmente identificabile. E di Giuseppe Colabrese, 27 anni, di Sulmona, il cadavere trovato in avanzato stato di decomposizione nel bosco di Canarbino il 9 ottobre scorso, lo ha stabilito il DNA. L'autopsia ha riscontrato una ferita al cranio, tanto che non è esclusa l'ipotesi dell'omicidio. Tutto faceva pensare che si trattasse del giovane arrivato nello Spezzino i primi giorni dell'agosto scorso per passare qualche giorno in compagnia di un amico abruzzese, Francesco Del Monaco, 21 anni. Per età, statura e scarpe da ginnastica. Dopo la scomparsa di Giuseppe, i genitori avevano lanciato un appello anche a chi l'ha visto. Davanti alle telecamere la mamma Anna Rita e il papà Luciano avevano riferito di aver saputo da Francesco che lo stesso, il 6 agosto, aveva accompagnato Giuseppe dalla Spezia a Genova in coincidenza con la sua partenza col traghetto alla volta di Olbia e che il programma dell'amico era quello di tornare appunto a Sulmona. E la Procura della Repubblica dell'Aquila sta scandagliando oltre 1700 pratiche relative alla ricostruzione privata. 6 gli indagati e gli inquirenti vogliono andare a fondo. Daniela Rosone. Ricostruzione privata nel mirino. Partiti da Palazzo Ciolina, ora la Procura della Repubblica dell'Aquila pone sotto la lente di ingrandimento oltre 1700 pratiche. Secondo gli inquirenti infatti ci sarebbero molti casi sospetti e dunque il cantiere di Palazzo Ciolina da 23 milioni di euro con 900.000 euro di opere non dovute, secondo la Procura, è solo il primo aspetto di un'inchiesta molto più ampia. Ad occuparsene sono i carabinieri del nucleo operativo ecologico che su disposizione del PM Antonietta Picardi starebbero esaminando le pratiche sospette una per una. Ricordiamo che per i lavori di Palazzo Ciolina in centro sono indagate 6 persone, l'avvocato Paola Bellesari, proprietaria di un immobile, il progettista Vincenzo Ciolina, ma anche Giuseppe Cingoli e Andrea Cingoli dell'omonima ditta incaricata di eseguire i lavori, Arcangelo Dragoni e Maria Lucrezia di Bonaventura. Restiamo all'Aquila perché ci sono novità nell'ambito dell'indagine transnazionale social dumping che ha scoperto un'organizzazione di operai reclutati e sfruttati nei cantieri della ricostruzione provenienti dall'est Europa. Il servizio è di Daniela Braccani.
Si è chiuso l'incidente probatorio nell'ambito dell'operazione Social Dumping della Procura distrettuale antimafia del Tribunale dell'Aquila, l'indagine transnazionale che ha scoperto un'organizzazione che reclutava e sfruttava operai provenienti dall'est Europa e impegnati nei cantieri della ricostruzione del post-terremoto. Per la prima volta all'Aquila è stato contestato agli arrestati anche il reato di autoriciclaggio. Per questo motivo uomini residenti in Abruzzo e in Romania, operanti nel settore della ricostruzione post-sisma, erano stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale dell'Aquila con le accuse a vario titolo di autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nessuno degli operai citati si è presentato all'incidente probatorio dopo i primi tre ascoltati lo scorso 30 settembre e chiamati a ripetere davanti al giudice Guendalina Buccella e al pubblico ministero Simonetta Ciccarelli quello che avevano affermato con un interprete alla polizia giudiziaria durante il loro ascolto a sommare informazioni nella fase di indagini preliminari. A questo punto si attende la probabile richiesta di rinvio a giudizio per i sei indagati da parte del PM. Secondo le accuse, i lavoratori venivano pagati la metà, senza garanzie, senza malattia, senza ferie, costretti a subire in silenzio un compenso netto dimezzato a 50 euro al giorno e l'orario alzato da 8 a 10 ore, pena la minaccia di essere sostituiti. Le persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere sono Antonio Delrico, Francesco Salvatore, Panfilo Di Meo, Giancarlo Di Bartolomeo, Massimo Di Donato e Nicola Otescu. Passiamo ora alla politica. I consiglieri di Forza Italia criticano la politica sulla scuola della Giunta D'Alfonso, parlando di mancata copertura finanziaria per le delibere anche sul dissesto idrogeologico. Paolo Renzetti. Mauro Febbo, si parla di scuole in questo periodo per la vicenda dell'alberghiero, ma non solo, di poli scolastici. Il centrodestra è critico sulle azioni che sta portando avanti la Regione Abruzzo. Perché? Ma perché si va avanti a spot, senza programmazione e senza un minimo di programmazione territoriale, quindi corrispondenza delle esigenze dei territori. C'è un decreto del Ministero che fissava entro il 15 ottobre un concorso di idee da presentare al Ministero. All'Abruzzo vengono assegnati circa 10 milioni di euro, non l'assessore ma il Presidente, che si sostituisce interamente all'assessore, presenta una delibera in giunta di oltre 23 milioni di euro, quindi qualcuno rimarrà estromesso. Non viene fatta l'evidenza pubblica. Oggi leggiamo che ci sono dei ripensamenti su tutti i fronti, perché a Pescara non va bene il trasferimento dell'alberghiero, in provincia di Chieti salta la scuola perché già c'era una vecchia programmazione, mi sembra che nella Marsica ci sono altri problemi, quindi si va avanti in questa maniera. Peraltro rischiamo veramente di perdere i 10 milioni di finanziamento. E quindi il centrodestra cosa propone? Quando ci fu la prima grande pioggia di questa infernata, 87 comuni vennero presi in giro con l'assegnazione di fondi, fondi che oggi non ci sono. Abbiamo già denunciato questo, oggi portiamo una lettera proprio degli uffici dove dice che conferma ciò che abbiamo detto, che al 20 ottobre i fondi non ci sono, quindi invita i comuni a non fare delle gare di appalto. La problematica è che qui si continuano a prendere delle delibere senza la copertura finanziaria, cioè non si passa tramite l'ufficio bilancio, cioè si fa solamente propaganda, si fanno spot elettorali, si fanno quelle che io chiamo delibazioni, cioè pezzi di carta che servono solamente per finire sui giornali e per scrivere quattro righe. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi commenta l'uscita dei due consiglieri di maggioranza di Fratelli d'Italia. La maggioranza è forte, ha dichiarato il primo cittadino, rispetto la scelta dei due consiglieri ma non condivido le loro motivazioni. Ascoltiamo. Sindaco, la sua maggioranza nell'ultimo consiglio comunale ha perso pezzi, due pezzi, da 21 si passa a 19, come intende gestire questa situazione? Ma la gestiamo con 19 consiglieri, con una maggioranza che c'è, che ha votato dopo il primo provvedimento anche gli altri provvedimenti, non è la prima volta che la maggioranza si ritrova in 19 a votare provvedimenti, quindi su questo si va avanti. Ovviamente c'è questo problema che... questo anche comunicato, queste argomentazioni che non condivido nel merito, lo dico chiaramente, ma che rispetto ovviamente, è una scelta di questo partito, una scelta di questi due consiglieri che io rispetto, anche se non la condivido. La scelta loro è stata motivata nelle scelte che non sono condivise. Ma guardi, di condivisione non ce n'è mai troppa.
si può condividere tutto, ma anche oltre tutto. Io credo che io ho condiviso quello che andava condiviso e chi dice questo sa bene che ho ragione io. È chiaro che può capitare che un progetto come il polo scolastico, che ha 3 giorni di scadenza, venga approvato dalla Giunta anche in zona Cesarini, un progetto che però poi ci permette di avere un finanziamento importante, ma tanto per dirne uno, il polo scolastico fa parte del programma elettorale ed è stato sottoscritto da tutti i consiglieri. All'osservazione di entrambi sulle riunioni di maggioranza finte? Per condividere bisogna partecipare alle riunioni di maggioranza. Per quanto riguarda il tavolo politico è stato convocato, forse qualcuno dice che era un tavolo politico un po' troppo pletorico, può essere, però comunque si è parlato e si è discusso. Secondo lei perché in questo suo secondo mandato è nata questa osservazione da parte di alcuni, non solo una persona, che non c'è più squadra? Ma io di questo non sono convinto. La squadra c'è, altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare come in un anno quasi e mezzo sono stati votati tutti i provvedimenti sempre con una maggioranza ampia. Vorrà incontrarli, vorrà chiarire quanto loro hanno dichiarato anche alla stampa? Ma io la mia porta è sempre aperta, ovviamente. Voglio capire anche dalle loro dichiarazioni come intendono interpretare questo ruolo al di fuori della maggioranza. Questo credo che insomma in qualche modo nei prossimi giorni qualcuno ce lo spiegherà, me lo spiegherà. Ci spostiamo a Monte Silvano, dove prosegue la ricerca di un assessore donna. Improbabile l'ingresso in giunta della consigliera Manola Musa, critica con il sindaco Maragno. Ascoltiamo. Sindaco Maragno, manca un assessore donna in giunta, si parla di questa richiesta che lei avrebbe fatto alla consigliera Musa, ma abbiamo ascoltato pochi minuti fa l'intervento proprio della consigliera, piuttosto critico nei suoi confronti. Qual è la situazione? Ma la situazione è chiara, io nel momento in cui ho appreso della volontà di alcuni assessori donna di volersi dimettere, ho mandato una comunicazione a tutte le consigliere elette in seno al Consiglio Comunale chiedendole la disponibilità a far parte dell'esecutivo di questo comune. Nessuno ha dato la sua disponibilità eccetto la Musa, che ha scritto chiaramente che lei era disponibile a venire in giunta, ragion per cui dovendo completare questa rosa qua ho mandato una convocazione formale a venire a sottoscrivere l'accettazione della nomina d'assessore. Però è evidente. Evidentemente un giorno si pensa una cosa e il giorno dopo si cambia idea, credo che questa sia una cosa abbastanza simpatica. Si andrà avanti con i lavori, secondo lei ci potrà essere un passo indietro della consigliera oppure dovrete pensare in altro modo sul da farsi? Ma noi continueremo ad andare avanti in ogni caso programmando e intervenendo laddove ci sta da intervenire. La composizione della giunta è mia intenzione di completarla, i tempi richiesti probabilmente si allungano un pochino, ma non dispero di farlo il prima possibile. Lasciamo la politica, passiamo all'economia. Il Cresa ha presentato questa mattina i dati dell'indagine congiunturale in Abruzzo. Bene l'edilizia, crescono le grandi imprese ma soffrono ancora le piccole e medie. Male il commercio, l'artigianato e la ristorazione. Ascoltiamo. Buoni segnali arrivano dall'edilizia, secondo l'indagine presentata oggi dal Cresa. Incremento di fatturato e commesse, crescita dell'occupazione, le grandi imprese però crescono, mentre si rilevano ancora difficoltà per le piccole e medie imprese. Noi diciamo ulteriori segnali di miglioramento, quindi la positività è una positività limitata e ci viene soprattutto dal settore dell'edilizia. L'edilizia che ha l'effetto trascinamento del sisma aquilano, che coinvolge un po' in subappalto tutte le imprese abruzzesi e ci dà segnali positivi anche sul fronte occupazionale. Le difficoltà invece proseguono nel settore del commercio, con diminuzione dell'occupazione e aumento dei costi. Anche l'artigianato mostra risultati negativi di fatturato, ma l'occupazione in questo settore cresce leggermente. L'Abruzzo si aggrappa agli indicatori di ripresa, ma rispetto al resto d'Italia è un po' indietro. Rispetto al resto dell'Italia noi siamo in netto ritardo, e comunque anche noi abbiamo agganciato gli indicatori economici che ci danno segnali di ripresa, talché parlavamo un paio di settimane fa della congiuntura economica del secondo trimestre manifatturiero che dà segnali di grossa ripresa e soprattutto segnali di grossa ripresa nell'occupazione legata all'industria.
E rispetto all'Italia stiamo un po' in svantaggio perché alcune proiezioni anche degli istituti di ricerca nazionali e quelle nostre lo stesso ci dicono che per esempio il PIL dell'Abruzzo crescerà grosso modo dello 0,7% rispetto nel 2016 sto parlando rispetto a un 1,3% previsto per l'Italia. Ovviamente non risentiamo gli effetti trascinamenti che ci arrivano successivamente. Calo anche per le imprese della ristorazione e per la grande distribuzione. Lunedì mattina alle ore 7 sarà riaperta la galleria San Silvestro sulla variante che collega Francavilla a Pescara Montesilvano. La comunicazione è arrivata al comune di Francavilla da parte di ANAS con ordinanza numero 126. Il ritardo nella riapertura della strada chiusa da 4 mesi per lavori di sistemazione delle infiltrazioni di acqua all'interno del tunnel è stato dovuto al furto di materiale elettrico avvenuto nel cantiere qualche giorno fa. E le associazioni ambientaliste hanno inviato una lettera alla Presidenza della Repubblica e al Consiglio per chiedere risposte certe sul parco della Costa Teatina, critiche anche alla politica regionale. Di Tizio, tutte le associazioni ambientaliste abruzzesi hanno firmato un documento che riguarda il parco della Costa Teatina, documento che invierete alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Repubblica. Perché la stipula di questo documento? Per il semplice fatto che sta diventando comica la storia del Parco Nazionale della Costa Teatina. Sta diventando comica perché si pretenderebbe di ridiscutere un argomento che è già stato affidato a un commissario. È una cosa contro ogni norma di legge. Il commissario interviene quando chi è predisposto normalmente a elaborare un documento non riesce a farlo. Non ha senso che debba tornare a discuterne con quell'organismo, il Consiglio Comunale in questo caso, i comuni e la regione nel caso del Parco della Costa Teatina, che non sono riusciti in 15 anni a fare una perimetrazione. Siamo contro la legge, contro la logica, contro ogni altra cosa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri deve chiudere questo procedimento, come che diventi una farsa, il Presidente della Repubblica deve firmare e bisogna fare il parco così come è stato delineato dal commissario, non c'è nessuno spazio per le modifiche. Abbiamo firmato questo documento tutte le grandi associazioni ambientaliste abruzzesi e chiediamo che venga rispettata la legge. Vi aspettate anche una risposta da parte del governo a questo punto? Certamente ci aspettiamo una risposta e ci aspettiamo che il governo regionale e i comuni la smettano di ciurlare nel manico, la smettano di far finta che possano fare delle cose che in realtà non possono fare. Qui stiamo soltanto perdendo tempo e stiamo cercando di aggirare la legge in maniera totalmente assurda e inconcepibile. La Guardia di Finanza abruzzese ha effettuato una dimostrazione dell'efficienza delle unità cinofile antidroga. Si tratta per la Guardia di Finanza della prima esperienza nel suo genere. Vediamo. Dimostrazione di efficienza delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza del Comando regionale dell'Aquila. L'esercitazione, prima nel suo genere per la Guardia di Finanza abruzzese, ha visto confrontarsi tra di loro 12 militari cinofili e rispettivi cani in due differenti impieghi operativi. Una prima ispezione di plichi, anche di corrispondenza del Corriere Espresso dell'Aquila, e un controllo sulle persone in movimento, con la simulazione di uno scenario generico, di un terminal di attesa, presso la caserma del Comando regionale della Guardia di Finanza. L'attività di controllo è fondamentale sia per quanto attiene il discorso repressivo che per quanto attiene il discorso preventivo. Infatti questi controlli vengono fatti quotidianamente dalle unità cinofile sia per controllare e mantenere alto il rischio di poter appunto controllare il traffico nelle varie situazioni, nelle varie città, delle sostanze stupefacenti. Al termine dell'esibizione il comandante regionale Aniello ha consegnato all'unità cinofila che ha realizzato il maggior punteggio una medaglietta commemorativa e ha precisato: i cani non vengono drogati come si crede comunemente, è importante precisarlo. C'è da ricordare sempre che i nostri cani ovviamente non sono drogati e che cercano lo stupefacente soltanto perché stimolati attraverso un gioco. A Teramo presentata la nuova carta dei servizi degli studenti universitari che consentirà di fruire, tra le altre cose, anche delle agevolazioni di carattere commerciale. Ascoltiamo. La nuova carta dei servizi che stiamo approntando con l'Udu allarga semplicemente delle opportunità che già ci sono, perché ricordiamo che l'Udu ha già una carta servizi però per i soli iscritti Udu.
che dà loro la possibilità agli studenti di avere delle agevolazioni all'interno delle attività commerciali a Teramo e degli esercenti di somministrazione, bar e ristoranti. E con questa nuova carta dei servizi, su sollecitazione degli studenti e dell'UDU, vorremmo allargare a tutti gli studenti universitari i servizi che oggi invece sono solamente per l'UDU. E quindi, quando avremo attivato questa nuova carta dei servizi, con il semplice badge universitario, cioè con l'iscrizione all'università, ogni universitario potrà usufruire degli sconti che i commercianti teramani metteranno a disposizione degli studenti. Chiaramente sono sconti che sono variabili per attività. Io ringrazio la CNA, la Confesercenti e la Confcommercio che sono state disponibili, che nei prossimi giorni spero porteranno tante nuovi commercianti ad aderire alla carta dei servizi. Vorremmo fare un pomeriggio universitario con i commercianti per promuovere la nuova carta servizi. Stiamo pensando con l'UDU e con le associazioni di categoria come organizzarla, però siamo già a buon punto. Non abbiamo una data, ma fra poco la pubblicizzeremo sicuramente. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il Pescara continua la preparazione in vista della gara di domani sera contro la Pro Vercelli. Dal Piemonte in arrivo un folto numero di supporters, infatti sono 800 i biglietti venduti agli ospiti. Nel Pescara torna a disposizione Zampano, out Memusciai, Sansovini e Fornasier, che sono ancora infortunati. Ma ora ci colleghiamo in diretta con la sala stampa del Pescara, perché si sta svolgendo la conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo. Quindi si devono sudare la maglia tutti quanti. Massimo, prima di parlare di Bruno, anche stavolta non porterà nessuno della primavera, perché comunque la emergenza c'è ancora per quanto riguarda le direzioni centrali. Sì, ma in questo momento sì, ma non porto giocatori della primavera, uno perché non, secondo me non sono in questo momento pronti. Perché se no l'avrei portati senza problemi. Sapete che io i giovani per me non è un problema, ma se non li porto è perché ritengo che chi può sostituire un eventuale ruolo del difensore centrale lo possa fare bene comunque qualcuno che non fa quel ruolo, centrocampista, tra Bruno, Mandragora, anche se lo stesso Selasi lo può fare. Ma Zampano può giocare, non so, cioè, sì, Zampano è a disposizione. È a disposizione. Vabbè, però non gioca. Questo lo voglio dire. Fatto bene, no? Perché... Allora dovevi riconfermare tutti. No, infatti è quello. Cioè, però io non vorrei essere due tagli. Dopo una partita del genere. Difficile. Però loro si chiudono, magari serve qualche palla lunga. Si sa mai. Qualche palla lunga per il cocco gioca. Deve far sportellare. Loro effettivamente dietro sono dei marcantoni, sono abbastanza fisicamente abbastanza avversari, ma non sono veloci. Colì è legati se giocano, forse gioca l'altro, il bagno. Non sono costante sul piano della velocità meccanica. Spiegaci un po' delle caratteristiche. Ma loro sono una squadra che con Foscalini ha guadagnato, in, secondo me, l'ultima partita che ho visto, in grande organizzazione tattica, grande chiusura delle traiettorie di passaggio, quindi sono molto compatti. Diciamo che loro fanno un 4-3-3 che in fase di non possesso è un 4-5-1 molto raccolto, molto chiuso, e poi cercano di ripartire con i giocatori soprattutto esterni di Roberto Sprocati e... gioca Sprocati secondo te? Sì. O lui o Mustacchio, non so. Mustacchio. Però sono tutti, insomma, sfruttano questo tipo di gioco, ma lo ha fatto anche, insomma, in altre circostanze a Pescara. Io l'immagino così, poi non so, magari c'è una prendere altissimo, cioè potrebbe essere una partita tipo Ascoli, tu lì proprio veramente l'hai interpretata bene con tutte, secondo me. La squadra ha puntato molto sulla velocità per colpire il cuore della difesa dell'Ascoli, che non è un fulmine di guerra sul piano della velocità. Ma sì, ma diciamo che il nostro gioco si conosce, insomma, noi siamo molto bravi nel fraseggio, nella penetrazione centrale, ma anche a volte laterale, con gli esterni, con i terzini, con
le mezze ali o con gli stessi trequartisti che vanno in quegli spazi lì, quindi lasciamo molta libertà alla fantasia e alla creatività dei giocatori che abbiamo in campo. Laterale, secondo te quando c'è il tampano Cocco guadagna un po' più, magari riflettendo, se Cocco ha i cross può fare qualche cosa di più, cioè, è un giocatore che ama ascoltare anche i cross, no, no, ma i cross li abbiamo sempre fatti, eh. Li abbiamo sempre fatti, cioè non è che se tu giochi col 4-3-1-2 vuol dire che tu esterno non ci vai. Ma non prediligi, diciamo, un attacco sfondare centralmente. Vabbè, la palla la porta al centro. Sì, sì. Che sfondi laterale. Vai la bandierina, vai. Lo diceva anche Zeno, questa è una cosa che diceva sempre Zeno. La porta, no, tu poi la porta è lì, quindi anche dall'esterno devi andare in mezzo poi alla fine, prima o poi. Quindi i my cross noi li abbiamo sempre fatti, tant'è che le nostre mezze ali devono per forza aprire, cioè un giocatore deve sempre aprirsi. Poi se riceve palla farà il cross, se non riceve palla apre lo spazio in mezzo. Infatti le licenze più emozioni vanno spesso. Ma sì, ma non... Posso? Quindi. No, aspetta. Quindi diciamo che per Cocco ci sono buone possibilità, anche perché Cocco non stava benissimo, cioè tu a Trapani è stata una scelta tecnica o più dedicata? No, Cocco è andato in panchina perché aveva avuto 38 la sera prima e aveva qualche linea la mattina e quindi è andato in panchina. Sì, comunque... Cioè gli è andata bene di lusso, no, di lusso per il risultato, no, aspetta, no, perché poi qua voi ve la rigirate, ve la rigirate, no, ma sto scherzando. Massimo, metti a è andata di lusso nel senso che comunque quelli che sono nel campo hanno fatto bene, quindi che ne sai che succedeva, magari ne facevamo 5 con Cocco. E lui si sarebbe sbloccato, non lo so. Adesso sta bene, sì. Sta bene, sì. Ma se può stare anche tre quarti d'ora, c'è problema. È nervoso sempre, no? Perché l'altra volta ha fatto la conferenza stampa, la prima domanda, sentivo poi in televisione un rumore, era lui che batteva l'ottavo, una cosa, era nervosissimo. Ma gli attaccanti sono tutti nervosi quando segno, anche la Padula era nervoso fino a 5 giornate fa. Quindi ci auguriamo che fra 2-3 giorni. Però un piccolo aiuto ce lo puoi dare. La difesa sarà la stessa. Non c'è il nostro Camozzi o Zampano, che Zampano. Sì, Zampano è rientrato adesso, quindi. Poi c'è il centrocampo bene o male. Selasi sta facendo benissimo. Selasi bene. Benissimo. Sta facendo bene. Verde, anche Mandragora sta facendo bene. Però sai qual è il bello? Che si stanno allenando tutti bene, anche quelli che sono stati in panchina. Però tu già sai la formazione che scenderà in campo, già la sai oppure devi ancora... Io la so da... da sabato sera. Sì, no, è vero. Rientriamo dalla sala stampa della Pescara, continua la conferenza, poi verrà proposto il servizio nella seconda edizione delle 19. Scendiamo in Lega Pro, il portiere biancorosso Alessandro Tonti torna sulla sconfitta di Macerata invitando i suoi a non commettere gli errori fatti in terra marchigiana. Per la prossima partita contro il Prato intanto il tecnico Vivarini sta studiando nuove soluzioni. Il servizio. Sono sincero, dopo la partita avevo un fuoco dentro, ma come penso tutti i miei compagni, incredibile, che non ricordo un nervoso, una delusione del genere. Abbiamo preparato la partita in settimana in un determinato modo,
e non siamo scesi in campo con la mentalità e con la cattiveria giusta che penso che abbiamo dimostrato di avere. La cattiveria, la determinazione, la voglia, la fame non deve mancare. Quello è l'aspetto che non può mancare assolutamente. La partita con il Prato è una partita sicuramente difficile, come tutte. Però la cosa importante è scendere veramente con la fame, come sappiamo scendere noi in campo. E se scenderemo in campo con la fame, come sappiamo noi di fare, sarà difficile per chiunque venga qui a Teramo. No, noi l'abbiamo vinto sul campo, la Serie B ce la siamo conquistata sul campo. Quelle poche ma sicuro. Poi possono dire quello che gli pare, noi la Serie B l'abbiamo vinta. E quindi ci hanno tolto qualcosa di veramente importante, ci hanno tolto qualcosa di troppo grande. Però la cosa più giusta io penso mettere l'anno scorso, e quello che è successo. Adesso siamo quest'anno, adesso siamo un'altra squadra, siamo un'altra rosa, ci sono altri giocatori e bisogna concentrarci e metterci con la testa al campionato, perché ti fa capire questo campionato che non basta essere belli, bisogna avere fame. E sono stati presentati i tre nuovi sponsor e la maglia ufficiale con i nuovi loghi con la quale l'Aquila Calcio giocherà in campionato. Il presidente Chiodi ha detto: il nostro è un progetto serio. Lo ascoltiamo. L'Aquila Calcio ha tre nuovi sponsor presentati nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stata mostrata in anteprima la maglia rosso-blu con i nuovi loghi. L'azienda aquilana Sodifa è main sponsor. A rappresentarla l'imprenditore aquilano Dino Di Fabio, che ha invitato tutta la tifoseria a sostenere la squadra rosso-blu e questa società in un momento difficile. L'RBM Spa, nella scorsa stagione main sponsor, diventa invece gold sponsor, mentre Platinum Sponsor è la GEP Intec di Antavilla Vicentina. Soddisfatto il presidente dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi, per il contributo sostanzioso che queste tre aziende daranno al sodalizio rosso-blu. Le mie aziende Sodifa e Centrogas hanno una serie di clienti, numerosi clienti, per cui in qualche misura da questa città io ho avuto molto e quindi restituisco in qualche misura un qualcosa che negli anni sono riuscito a fare. Li chiamo simboli o comunque elementi che creano la propria identità, no? come popolo, come città in questo caso, credo sia molto importante. Non potevamo fare altrimenti, vista anche tutta la collaborazione che si è creata con Chiodi e tutti gli altri soci dell'Aquila Calcio e la passione che comunque ci trasmettono ogni giorno. Soddisfatto il presidente Corrado Chiodi per il contributo sostanzioso che queste tre aziende daranno al sodalizio rosso-blu. Senza dubbio per noi è motivo d'orgoglio questo, dimostra che ancora qualcuno in noi ci crede. Tre sponsor importanti. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione, ricordo, torna questa sera alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.